Non è una giornata qualsiasi, perché oggi il pallone torna finalmente a rotolare sul prato. L'allegria sugli spalti ne è la perfetta incarnazione e il colpo d'occhio qui allo stadio è magnifico. È anche vero che i tifosi, al netto della gioia per il ritorno del loro sport preferito, sarebbero comunque più felici di tornare a casa con il sorriso e soprattutto con in tasca la vittoria dei loro beniamini. Oltre 100.000 persone in festa accolgono una delle squadre più nobili del calcio mondiale. Signore e signori, siamo a Barcellona e questo è lo Spotify Camp Nou. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Barcellona e Barcellona. Lewandowski, Lewandowski, il pallone spinge! Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Voglio proprio vedere all'opera Pedri, che secondo me è uno dei giovani talenti più brillanti al mondo. Lo spagnolo sembra il vero erede dei grandi centrocampisti iberici della scorsa generazione. Palla sempre incollata al piede, rapido, tanto di gambe. È un'occasione. Non ha sfruttato bene questa opportunità. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Alejandro Balde. Abbiamo già visto qualche occasione, la partita sta diventando interessante. Pallone regalato agli avversari. Accelera per smarcarsi. C'è il cross. Riesce ad allontanare. Lamine Yamal. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Allontana. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. E il punteggio iniziale è immutato. 0-0. Vede lo scatto e cerca la profondità. Sventa l'attacco senza sforzi apparenti. Allontana il pericolo. Passa il pallone, però male. Lewandowski, bell'anticipo, ora possono ripartire. Araujo, Alejandro Balde. Accelera sulla destra. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Frenkie de Jong. Araujo. Frenkie de Jong. Vince il duello, la fa sua. Alejandro Balde. Fa viaggiare il pallone in verticale. Mette in mezzo. Gran parata notevole, non era facile. Grandissimo salvataggio del portiere. Sta mettendo su un vero spettacolo tra i pali. Guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Spazza via prontamente, cerca di dare ampiezza al gioco. Frenkie de Jong cerca il compagno in area, si fa trovare pronto e respinge il pallone. Avanza deciso. Palla filtrante per Lewandowski. Potrebbero sorprendere la difesa in contropiede. 30 minuti già trascorsi nel primo tempo. Ecco Lewandowski.
palla filtrante per Lewandowski, apertura sulla sinistra, lunga, si assicura di non far correre rischi al portiere. Frankie de Jong, bel tiro, sono andati vicini al gol. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Alejandro Balde, Lewandowski, Pedri, bella azione sulla corsia di sinistra. Ecco Lewandowski, fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Pregevole tentativo di dribbling, è arrivata però una chiusura fantastica. Ci prova con un pallone profondo, la spazza via, evita guai. Frankie de Jong. Punteggio immutato, 0-0 tra le due squadre. Ripartiranno con una rimessa laterale. Dani Olmo. Alejandro Balde. Sembra che si trovino davanti a un muro. Passare è difficilissimo. Il pallone ha superato la linea. Rimessa laterale. Frankie de Jong. C'è ancora una rimessa laterale. Alejandro Balde. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Il recupero è quasi finito, presto arriverà il fischio dell'arbitro. Frankie de Jong. Pedri. C'è la palla filtrante. Lo supera. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Nessuna delle due squadre ha concesso nulla agli avversari in un primo tempo in cui le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. Si dice spesso che a questi livelli non esistono partite facili, oggi di sicuro è uno di quei casi. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo.
Il secondo tempo è cominciato. La partita riprende dopo lo 0-0 del primo tempo. Lamine Yamal. Alejandro Baldé. Palla buttata via, peccato. Koundé. Devono pensare a soluzioni più creative. Oggi questa difesa non perdona. Lamine Yamal sceglie di andare per vie verticali. Lo sposta di peso e gliela porta via. Pedri. Lewandowski. Marca Sadò. Hanno già riconquistato palla. La calcia lunga nel corridoio di destra. Dani Olmo. Lewandowski. Riceve bene Pedri. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Koundé. Va sul sicuro e l'allontana senza pensare. Se vi siete sintonizzati solo ora, vi dico una cosa sincera, non vi siete persi nulla, siamo ancora sullo 0-0. L'assistente a este partito astiende. Niente di fatto, azione interrotta. Lamine Yamal. Siamo ancora in attesa del primo gol, per il momento 0-0. Lamine Yamal. Gran prova di forza, palla recuperata. Non siamo abituati a non vedere cambi. A questo punto della partita potrebbe avere senso ricorrere alla panchina. Grande movimento nello spazio. Alejandro Baldé. Recupera palla dopo qualche sportellata. Lewandowski si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Koundé. Si riparte con un fallo laterale. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 20 será reemplazado por el dorsal 6. Koundé. Ecco Lewandowski. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Lewandowski! Hanno colpito quando ormai non se l'aspettavano più. Un abbaglio del genere a questi livelli viene sempre punito. Lewandowski ha approfittato di uno svarione difensivo, ma è anche stato bravo a impensierire gli avversari con la sua presenza. Hanno rotto gli indugi con questo gol e ora possono controllare la partita. Hanno esaltato i loro tifosi segnando il primo gol. Ora dovranno proteggere o incrementare addirittura il vantaggio. Tiene gli occhi aperti e non si lascia sfuggire la palla. Frenkie de Jong. La partita è ancora in bilico, un solo gol divide le due squadre. Il punteggio è quindi di 1-0. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. E nel Barcellona, il dorsal 9 sarà sostituito por il dorsal 7. Sbattono ancora contro la difesa. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Ecco Ferran Torres. Non ha sfondato, ma ha reso la vita difficile alla difesa. Iniziativa interessante. Sa che la squadra ha bisogno di una sua giocata e ha provato a inventarsi un'azione solitaria. Non manca molto ormai, squadre ancora separate da un gol. Ha spazio sulla fascia. Ecco Ferran Torres.
il Barcellona al calcio di punizione. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Immergiamoci nell'atmosfera in campo in attesa di questo calcio piazzato. Ferran Torres. Deviazione dell'estremo difensore. Ha provato di potenza. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Svetta di testa. Ma che si è mangiato? Era un gol fatto. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Koundé. Lamine Yamal. Dunque, rimessa laterale. Dani Olmo. Pedri. Frankie de Jong. Che giocata in dribbling. Bella parata di Ter Stegen. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Ecco Lewandowski. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Pedri. Avrà tre. La recuperano immediatamente. Può cercare il taglio in mezzo. Dani Olmo. Koundé. Prova sul secondo palo. Tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Serviva una vittoria e se la sono presa. Grande dimostrazione di carattere. Che tipo di partita hai visto? Sì, hanno offerto una prestazione solida e di livello. Avevano preparato bene la partita e hanno dimostrato grande maturità, vista anche l'importanza della gara. Un successo davvero meritato. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Un onore per me. Saluto.